Allora, ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Purtroppo devo camminare così perché dopo il video di venerdì scorso la situazione si è aggravata, la situazione della caviglia. E quindi ho passato 2 giorni, sabato e domenica della settimana scorsa, terribili. Solo a casa, non sono uscito neanche un giorno. E poi ho fatto una settimana di scuola terrificante, sempre seduto. Ora sta migliorando, faccio una vita tranquillissima, non corro, non gioco a calcio, non vado in bicicletta, prendo solo il taxi. E guardate, solitamente in Italia, tipo qui, mettono l'interruttore per la luce, qua no, si va a suoni, quindi si battono le mani oppure si battono i piedi e si accende la luce. Questo è utile quando, ad esempio, hai la spesa. Di nuovo. Quando hai la spesa e hai le mani occupate. Comunque sia, va meglio. Anche la situazione Covid a Shenyang va molto meglio. Rispetto all'ultimo video non ci sono più nuovi casi. Hanno tamponato 4 volte tutte quelle zone lì che erano a rischio e il mio quartiere non è mai diventato a rischio e questa è una bellissima notizia. Però in altre parti della Cina c'è il contagio, ma i numeri sono già, secondo me, sotto controllo. Pensate che oggi c'è stato un incremento di 500 positivi più o meno in tutta la Cina. E voi mi direte, ma come fai a credere a questi numeri? E ci credi perché qui non appena trovano un positivo iniziano a fare i tamponi obbligatori a tutte le persone. Quindi o ci credo o ci credi, cioè il naso ci crede, la gola ci crede. Quindi ripeto, i quartieri sotto controllo a Shenyang hanno fatto il tampone 4 volte tutte le persone. Non vedete niente, vero?没行，一样，9976是吧？对，9976。尾号9976乘客已上车，在停车150米处右转后，进入梦花中介。被雨陪伴的日子，温暖而又饱满。他已经死了，我。2399。对。过不去，我只能停这儿或者是掉头。那我只系过马路，没事。Allora, come potete vedere, qua c'è un'altra via dello street food che però per oggi eviteremo perché devo andare oltre questi camioncini. Ok, sono arrivato. Zhejiang Shibaiyuan. Io sto in là, prima. Voglio una che... Voglio una che... Gio Pai Cin Tan. Voglio Fujian Ma.
Un po' di montone. Sangue di anatra. Che sei asso, eh? Polpettine di gamberi. Patate dolci. Faccio vedere com'è al momento, no? In pratica è così qua dentro, paghi 28 yuan e puoi mangiare tutto quello che vedi, tu quanto vuoi, è un all you can eat di Hoguo. Infatti se lasci le cose da mangiare paghi una tassa in più, però anche l'acqua e le bevande sono incluse. E questo è molto figo. Comunque è spettacolare, deve piacere, no? Però è che poi costa circa 3,20 euro, 3,30 euro, ma è proprio suando tutto, proprio buono, proprio buono. È quasi orario di chiusura, ma solitamente qua è pieno a tappo, non ci sono posti. Ci sono due posti dove poter cucinare. Un attimo solo che c'è un po' di capra. In teoria qua c'è la piastra per grigliare la carne come questa qua. In pratica sono quasi rimasto da solo.
mangiare questo, io vado a casa, sono un po' stanco oggi. Posso mettere un po' di verdura ancora però. Quindi un po' di funghi. Questo non so cosa sia, però mettiamo. Guarda che bello. Basta. Bye bye. Dai, sono abbastanza soddisfatto. Adesso torniamo a casa, doccia, perché quando finisci di fare hot pot hai sempre un po' di odore di ambiente, e poi letto. Hello! Hello! Ci sono? Ci sono? Ci sono? Sì. 中文不出啊哪个国家的意大利马尔蒂尼啊马尔蒂尼梅西西罗可不是意大利的西罗是葡萄牙的梅西也不是意大利的 去阿根廷，他的爷爷应该是意大利的。哎哎，对对对对，拜拜啊！拜拜，不拜不拜不拜，再见，再见再见再见。啊！vabbè, sono arrivato. Spero vi sia piaciuto il video. Non so come verrà il montaggio. È stato un po' difficile fare questo video perché c'era tanta gente, un po' mi sono vergognato, però dai, ciao, alla prossima!